Viaggiare per fare ricerche sui contesti in cui è ambientato il proprio romanzo può considerarsi il lavoro da scrittore? Buongiorno a tutti da Livio Gambarini di Rotte Narrative, realtà di formazione per aspiranti autori professionisti. Vi leggo questa domanda di Ela Dion. Mi è venuta in mente questa domanda ascoltando la parte sulle spese che altri ritengono inutili. I viaggi per esplorare ambientazione o farsi ispirare da altre culture possono far parte dell'investimento per la scrittura? Se sì, hai consigli su come prendere appunti in viaggio? Allora, Ela Dion. Ti rispondo volentieri e ti posso dire che nella mia esperienza la risposta è ovviamente un dipende, nel senso che non è un sì netto come mi piacerebbe dire, perché in realtà potrebbe non essere qualcosa di assolutamente necessario, però potrebbe essere qualcosa di aiuto, che in qualche modo ti aiuti. Come mai dico questo? Tanto per cominciare facciamo un passo indietro e focalizziamo meglio la questione. Si partiva dal concetto che, a differenza di come molti autori dilettanti ritengono, l'autore professionista sa benissimo che il suo tempo, la sua attenzione, anche le sue risorse economiche devono in realtà essere a disposizione del suo progetto di scrivere e di pubblicare, incontrare il suo pubblico, in modi e in situazioni più ampie, più larghe di quanto molti pensino. Tanto per cominciare, lo scrittore dilettante si immagina il lavoro dello scrittore come composto al 90% da tempo passato alla tastiera a digitare, mentre l'autore professionista sa perfettamente che la scrittura del proprio romanzo non è che uno dei tasselli che compongono il lavoro professionale, appunto, di uno scrittore, che parta con l'idea di accrescere gradualmente il proprio pubblico di romanzo in romanzo e di fare della scrittura una compagna costante nella sua vita, consolidando progressivamente un pubblico attorno al proprio nome e alle proprie storie, che è appunto l'approccio che noi qui su Rotte Narrative presumiamo sia anche il vostro, se avete scelto di seguire noi e non altri che magari invece vi promettono cose più o meno realizzabili. Allora, quello che posso, che sapete e che è approfondito all'interno di una lezione apposita nello scrittore speciale, qua vi faccio un rapidissimo riassunto, è che il tempo, l'attenzione, il focus mentale dello scrittore dovrebbe sempre essere divisa tra una serie di operazioni che sono tutte quante necessarie alla scrittura. E quali sono queste operazioni a parte la scrittura vera e propria? Intanto la scrittura non è una sola, non è che si scrive il libro dall'inizio alla fine e basta, è finito. Il metodo che io raccomando, perché è quello che su un maggior numero di studenti e in un maggior numero di casi mi ha dimostrato dare i risultati migliori, è un metodo per stesure progressive. E quindi ci può essere la prima stesura, la seconda stesura, la terza stesura, la revisione, un numero indefinito di revisioni, ma anche il lavoro di ricezione dei feedback da parte dei beta lettori è un lavoro importantissimo, così come pure il lavoro di scouting a proposito di quale casa editrice scegliere per andare a proporre una pubblicazione. Una casa editrice che deve essere scelta sulla base di una serie di caratteristiche che la casa editrice deve avere e che trovano un incontro fra il modus operandi di tale realtà imprenditoriale editoriale e la storia che avete in mente di pubblicare. Siete voi a dover scegliere loro molto prima che non loro a dover scegliere se pubblicare o meno voi. E anche quel tempo è tempo utile assolutamente per la vostra carriera, come pure lo è fare indagini di mercato per chiarirvi meglio le idee sul profilo dei vostri lettori ideali, sui destinatari della vostra storia e a latere sulla buyer persona dei libri che volete scrivere, che in teoria dovreste nella maggior parte delle circostanze far coincidere, anche se non sempre. Ad esempio nella narrativa per l'infanzia la buyer persona sono i genitori dei vostri lettori e invece il vostro lettore sono i bambini a cui dovete fare riferimento, tenere in mente quando scrivete. E naturalmente queste sono tutte cose che lo scrittore dilettante trascura e che invece se voi puntate alla professionalità è bene che vi chiariate le idee su questi aspetti. E questi aspetti, indagare questi aspetti con anche le modalità che sono spiegate ad esempio nello scrittore acclamato, oltre che nello scrittore speciale, sono necessarie e vi porteranno via del tempo, vi porteranno via del focus mentale, ve ne porteranno via già prima di mettervi a scrivere il romanzo, ve ne porteranno via a latere durante la stesura del romanzo, poi dipende anche come vi organizzate,
e ve ne continueranno a portare via anche dopo la fine della scrittura del romanzo, perché poi una parte non indifferente che dovete mettere a bilancio nella vostra agenda mentale, nel vostro calendario mentale, è anche tutta la fase di promozione del libro, che soprattutto agli inizi, quando non vi conosce nessuno, sarà una delle attività non solo più stancanti, ma anche una delle più determinanti in termini di chance per voi di avere, di incentivare le vendite del vostro romanzo. Dovete procurarvi proprio fattivamente un modo, una serie di modi per portare la vostra storia ai lettori giusti per riceverla. Non basta che siano lettori, devono essere lettori giusti per quella storia. E questo vi richiederà una serie di, cioè un certo dispendio di tempo. E sono tutte cose vere e giuste. Ma a monte, anche prima della promozione che potrete fare benissimo studiando lo scrittore acclamato, e prima della scrittura che potrete svolgere, compiere in modo tranquillo attraverso lo scrittore speciale, prima ancora c'è una fase che, soprattutto per certe tipologie di storie, può essere assolutamente utile, in certi casi necessario compiere, che è la fase di documentazione. Di cosa si tratta? In tre parole significa andare a comprendere, andare a procurarvi le informazioni collegate a una serie di elementi della vostra storia che ancora non conoscete. E la documentazione può riguardare qualsiasi cosa, a seconda anche del tipo di storia che volete raccontare. Potrebbe significare andare a procurarsi dei libri per approfondire una determinata pratica o un mestiere. Potreste, ad esempio, se il vostro protagonista è un tatuatore, potreste volervi procurare un libro di metodologie per tatuatori, un libro professionale per tatuatori, da comprarvi, studiarvi, per prendere appunti e spunti per il vostro romanzo. O magari, se volete scrivere un romanzo storico, qua apriti cielo, all'interno del nostro corso Scrivere Romanzi Storici c'è tutto un intero modulo sulla documentazione per quando si fa narrativa storica, che ovviamente deve essere massiva e essere molto, diciamo, più abbondante e approfondita su tutti gli aspetti della vita di un'epoca e di una zona, che voi vi dovete chiarire naturalmente per poter scrivere dei buoni romanzi storici. Anche senza andare in quella direzione lì, tutti i romanzi si svolgono da qualche parte, e se all'interno del vostro romanzo uno specifico luogo, una zona, un posto riveste un'importanza particolare, ebbene, e se quel luogo soprattutto esiste ancora oggi e è possibile visitarlo, ebbene anche chiarirvi molto bene le idee circa la sua configurazione, la sua conformazione, le caratteristiche che presenta oggi, ma anche che tipo di paesaggio si veda attorno a questo luogo, che odore si senta in questo luogo e via dicendo. Sono tutti quanti dettagli che effettivamente potrebbero valere una visita. Però, c'è sempre un però, ci sono dei pro e dei contro a questo proposito. Partiamo dai contro. I contro sono che nella maggior parte dei casi potrebbe non essere strettamente necessario visitare di persona quei luoghi, perché in realtà oggigiorno, nel 2024, esistono sovrabbondanti sistemi per visitare, quantomeno visivamente, cioè in remoto, quasi ogni locazione notevole della Terra. Esiste, per dirne una su tutti, Google Maps, che nella funzione di Street View, ma come pure nella funzione di fotografie scattate nei luoghi, permette sostanzialmente di ricavare informazioni molto aggiornate, visive, colpi d'occhio, anche panoramiche, interattive, ci si può anche spostare in avanti, indietro, e si può slittare da una fotografia scattata da qualcuno a un'altra fotografia scattata da un altro turista da un'altra parte, per vedere appunto palazzi sotto diverse angolazioni, eccetera. Ci sono i musei e una serie di organizzazioni che hanno digitalizzato tutta una serie di monumenti, ci sono le associazioni culturali che producono materiale ingente di rivalutazione, di divulgazione, eccetera, circa qualunque ambiente, qualunque ambientazione, e quindi potreste trovarvi nella situazione in cui magari le vostre risorse potrebbero essere meglio allocate altrove rispetto che non andare in viaggio da quelle parti.
E questo, diciamo, è una eccezione, una obiezione che è bene comunque mettere sul tavolo, è bene essere chiari, non è strettamente indispensabile andare a visitare le Ardenne se il vostro romanzo è scritto nelle Ardenne, a patto che voi comunque facciate tutto ciò che è necessario per voi per capire approfonditamente come sono fatte queste Ardenne e approfondiate la vostra ricerca anche a distanza in modo da poterle descrivere efficacemente e in modo veritiero. In quei casi probabilmente potreste risparmiare tempo e denaro e risorse standovene a casa vostra col vostro PC o investendo poche decine di euro per comprarvi un libro o una risorsa fotografica o qualunque altra cosa, che veramente oggi sono super a disposizione, sono sovrabbondanti, ce n'è quante ne volete, basta saperle cercare. Detto questo, se ne avete l'occasione, se ne avete la possibilità, in realtà vi sprono ad andare a visitare le vostre location, le location per i vostri romanzi, intanto perché è incredibilmente divertente. Io mi sono veramente molto divertito durante la documentazione per il mio ultimo romanzo, La Papessa di Milano, ad andare a visitare l'abbazia cistercense di Chiaravalle, nella pianura, che è il luogo dove è stato inventato, pare, dove è stato creato il Grana Padano. O la visita a Castel Baradello, sopra la città di Como, dove fu imprigionato per molti anni Guido della Torre, che è uno dei protagonisti del mio ultimo romanzo, o ancora in vari posti, in vari luoghi, il Broletto Nuovo di Milano, i sotterranei del Duomo e via dicendo. Luoghi che a vario titolo, Sant'Eustorgio, che a vario titolo hanno avuto una rilevanza per i fatti che ho descritto lì dentro, ed è stato veramente divertente, è stato divertente visitare questi luoghi dopo che avevo già affrontato un lavoro di documentazione teorico a distanza, in remoto, su quei luoghi, e me li ero già immaginati in una serie di modi. Poi sono andato lì e ho potuto, diciamo, sovrapporre all'idea che mi ero fatto io con le fotografie, eccetera eccetera, ho potuto appunto aggiungervi anche l'esperienza diretta di quei luoghi. E quindi, se ne avete l'occasione, se avete la disponibilità di tempo, di mobilità, perché non tutti hanno la possibilità di visitare con facilità i luoghi in cui hanno ambientato i loro libri, fatelo assolutamente. Il vostro romanzo è ambientato fra gli aborigeni australiani, potrebbe essere un po' complicato. Ad esempio, uno degli studenti, dei miei studenti, che ha pubblicato, ha esordito con un editore, tra l'altro, big, per quanto l'editore stesso si definisca, mi ha raccontato Luigi, il più piccolo dei grandi editori italiani, che è Rossini Edizioni. Ebbene, questo mio studente, Luigi Oriani, che ha pubblicato l'ultimo Costantino, ha fatto, dopo aver lunghissimamente studiato l'impero ottomano, dopo aver studiato approfonditamente anche la Costantinopoli prima della caduta dell'ultimo Basileus, 1453, eccetera, eccetera, dopo aver fatto tutta una serie di studi, è andato a Istanbul di persona e ha visitato tutta quanta la città, le sue mura, i suoi palazzi, il Topkapı, i vari posti, le moschee, le chiese, eccetera. E poi mi ha raccontato quanto meravigliosa sia stata questa esperienza per lui. Gli ha richiesto un investimento di tempo considerevole, anche un investimento, insomma, di risorse di un certo tipo, ma ha potuto farlo e ne è stato contentissimo. E questa è soltanto la prima cosa che mi viene in mente al di fuori del mio caso personale. Non è certo l'unica volta che ho avuto notizie di questo tipo, quindi assolutamente a me viene da dire sì, fai, metti in conto di poter fare un viaggio nei luoghi che hai in mente di trasformare in storie, ma ti do un consiglio: non farlo come prima cosa, fallo soltanto una volta che ci avrai già investito tempo, studio e approfondimento su delle fonti ricche, su delle fonti che ti possono dare delle informazioni. Così facendo, quando ti troverai lì di persona, intanto saprai che cosa cercare, saprai che cosa guardare, saprai che cosa fotografare nello specifico. Non farlo troppo presto. Se lo fai troppo presto, ad esempio, ho deciso di ambientare una scena del mio romanzo sull'Adda, non andare sull'Adda subito, come prima di metterti a capire per cosa ti serve quella scena nel romanzo.
che conflitti devono aver luogo in quella scena ambientata dalle parti del fiume Adda, eccetera, eccetera. Fallo dopo esserti già chiarita per bene le idee su qual è la funzione che quel luogo svolgerà all'interno del libro. Ho scelto l'Adda non a caso perché nel mio ultimo romanzo, sempre appunto che citavo poco fa, c'è una sequenza piuttosto articolata di una battaglia, una grande battaglia avvenuta in Lombardia proprio lungo la linea di confine del fiume Adda, che ha coinvolto Vaprio d'Adda e lateralmente Cassano d'Adda e alcuni altri borghi lungo il corso di questo fiume, che era un fiume che tracciava proprio il confine fra il contado di Milano e il contado di Bergamo ed era luogo di attriti e di guerre costanti. Ebbene, io volevo andare a vedere l'Adda perché non avevo chiarissima la geografia di quei posti. Prima ho scalettato a grandi linee, ho fatto proprio il canovaccio del mio romanzo, la scaletta dei capitoli a grandi linee, e poi mi sono studiato dei testi su degli esperti di Ars Bellica medievale che avevano studiato alcune battaglie avvenute lungo il corso del fiume Oglio e del fiume Adda, che sono appunto due fiumi scorrono non tanto distanti, la vegetazione, per dire, cambia veramente poco dall'uno all'altro, l'idrografia delle differenze, volevo più stimoli possibili, ho fatto più studio teorico possibile a monte e mi sono segnato alcune questioni, ad esempio c'era la larghezza, riportata la larghezza della portata del fiume e quindi quanto ampio fosse il fiume e nelle varie stagioni dell'anno, che cambiava tantissimo, e questa già era una cosa interessante, perciò sapevo di dover guardare in quella determinata stagione dell'anno quanto alto fosse il corso del fiume, dove arrivasse a lambire con le sue acque una cosa, perché in una scena del romanzo doveva esserci un attraversamento notturno di questo, doveva esserci un guado notturno, un attraversamento notturno di questo fiume per un'azione militare a sorpresa fatta da uno dei protagonisti, Matteo Visconti. Però prima mi sono proprio dovuto costruire la scena nella mente e mi sono perciò immaginato le cose che avrei avuto bisogno di conoscere approfonditamente di quell'ambiente. E ad esempio mi sono focalizzato l'idea che mi serviva sapere che forma avessero i sassi, se erano grandi sassi levigati oppure rocce spigolose, a che altezza la parte limacciosa delle stagioni ad ampia portata d'acqua disegnava le sue tracce sui massi più grandi, che vegetazione c'era nei paraggi, che tipo di alberi, che tipo di uccelli, si sentivano i richiami degli uccelli di prima mattina, che uccelli, che richiami, ci sono delle app per capire che uccello sta emettendo un certo richiamo in un certo momento. Ecco, prima mi sono chiarito le idee su cosa avrei avuto bisogno di sapere su quell'ambiente lì. Una volta che avevo quell'idea chiara in mente, mi sono preso un weekend, sono andato a pernottare nel castello di Cassano d'Adda, è stato bellissimo, sono preso un weekend fuori, da solo, in solitudine, meraviglioso, e mi sono puntato la sveglia di notte, di alzarmi, andare a vedere il punto esatto dove avrebbe dovuto avvenire il valico dell'Adda, il guado dell'Adda. Non ho potuto ricostruire esattamente il punto preciso perché era all'interno di una proprietà, questo l'ho scoperto una volta arrivato lì, ma aiutandomi con Google Earth, la proiezione verticale del corso dell'Adda, ho individuato il punto, sono andato nel punto più vicino, che fosse raggiungibile a piedi, sono andato quando c'era un po' più di luce il giorno prima, ho fatto varie riprese, vari video, scattato un sacco di fotografie ed erano le fotografie le cose che mi servivano. Poi non l'ho scritto immediatamente la stesura di quel pezzo, ma quando ho scritto sono andato avanti a scalettare, quando ero lì ho scalettato tutto, quando ho avuto tutto quanto preparato sono stato lì 2 giorni, cioè sì, la notte e il giorno prima e qualche ora del giorno dopo, e poi sono tornato a casa e ho scritto quella scena, mi sembra 2 o 3 mesi dopo. Quando l'ho scritta però quella scena avevo tutto ciò che mi serviva, e recentemente, ancora proprio poche settimane fa mi pare, una delle recensioni, dei commenti entusiasti che sono giunti a proposito di quel romanzo menzionava proprio quanto vivida e realistica fosse la parte descritta attorno al fiume Adda, e lo scriveva una persona che abitava proprio lì, cioè era nata e cresciuta, io credo, e quindi questo mi ha fatto capire che aveva svolto il suo ruolo, quella indagine sul campo. Ecco, il mio consiglio però è non farla
cioè fa, siccome è una cosa divertente, io faccio sempre così, quando c'è una qualche cosa connessa al mio lavoro di scrittore, che mi gratifica fare, che non vedo l'ora di fare, non me la concedo subito, me la concedo come premio dopo che avrò fatto una serie di cose che stabilisco a monte e che invece mi pesa fare, e a quel punto mi diventa più facile fare quelle cose, perché alla fine lo comunico a tutti, dico guardate che andrò al castello di Vaprio d'Adda a farmi un weekend da solo, però prima farò questo, questo, questo e questo che non ho voglia di fare. Allora le altre persone lo sanno, entrano nell'idea e soprattutto dichiarandolo agli altri diventa più solido per voi. Questi sono principi di mentalità che però appunto vi aiutano veramente tanto. Ci sono cose su questo argomento anche appunto nei corsi, e quindi questo vi aiuta a fare delle altre cose che vi sono necessarie e non vi, diciamo, autogratificano immediatamente troppo velocemente. Questa è una buona abitudine da prendere, ritardare sempre il piacere, ritardare sempre la gratificazione a dopo che avrete fatto un qualcosa che voi decidete meritarvi quel tipo di premio. In questo modo qua diventa più divertente e anche le parti più noiose vedrete che imparerete a farle in modo più piacevole, più gradevole. Per oggi ci fermiamo qui, se questo video vi è piaciuto mettete un like, avete scoperto le mie gite notturne nei luoghi dei miei romanzi, se vedete una persona losca nel buio ai margini dei fiumi dove si sono svolte delle battaglie medievali, da adesso in poi saprete che probabilmente sono io, mettete un like a questo video, dicevo, iscrivetevi al canale, se avete delle altre domande, curiosità sul mestiere dello scrittore professionista lasciatele pure nei commenti sotto questo video. Arrivederci a tutti da Livio Gambarini.